espresso della giornata dedicata all'Agility Dog, un ospite d'eccezione nel centro cinofilo grossetano Griffo Dog, il campione nazionale Gianni Orlandi con due splendidi esemplari di Border Collie. Orlandi della squadra azzurra di Agility Dog, ospite a Grosseto insieme ai suoi due Border Collie Luna e Manu Chao del centro cinofilo Griffo Dog, con il quale collabora in occasione dell'Agility Day, organizzato dalle due istruttrici del centro, Selenella D'Agostino e Paola Cecere. Orlandi ha scoperto il mondo dell'agility diversi anni fa, quando ha iniziato a frequentare un centro cinofilo per addestrare il suo pastore tedesco, con il quale poi ha cominciato a fare questa disciplina. Un hobby che con il tempo è diventato una vera passione e uno sport a livello agonistico con ottimi risultati, visto che Orlandi insieme a Luna si è classificato terzo ai mondiali del 2004 e secondo a quelli del 2005. E poi è diventato anche un lavoro, Orlandi infatti ha un centro di addestramento e agility a Cecina. Il risultato finale è che il cane si deve divertire e deve andare forte. Anche a livello agonistico comunque i cani devono essere veloci, perché c'è un cronometraggio e tutto, e quindi si allinea sia al divertimento sia all'agonismo. Anche per i padroni è uno sport, c'è del movimento da fare, fa bene anche a noi e nasce un ottimo rapporto con il cane, una perfetta intesa fra padrone e cane. Amore e rispetto verso il proprio cane, pazienza e un po' di preparazione atletica, queste le prime regole da seguire per avvicinarsi in maniera giusta all'agility. Uno sport aperto a tutti i cani, meticci compresi, per i quali c'è anche una squadra azzurra. Ma i più adatti, ha spiegato Orlandi, sono cani di taglia media e leggeri, come i Border Collie e i pastori belga, che si distinguono per la velocità. Ci vuole costanza e pazienza, sicuramente anche un po' di allenamento, soprattutto con i cani è importante anche la pazienza, a volte bisogna nemmeno esagerare con gli allenamenti, pochi, precisi e fatti bene. Adesso si comincia a pensare alla prossima stagione di gare e alla convocazione in nazionale, in coppia però da quest'anno con un nuovo compagno, il giovane Border Collie Manu Chao. Luna infatti, dopo tante competizioni, vittorie e successi, è arrivata all'età di 7 anni, portati benissimo, si merita senza dubbio un po' di riposo. Oh.